eccoci qua per le mie ragazze del segno del leone, ascendente leone, luna o venere in leone. Andiamo a vedere questo mese di giugno 2024 cosa ci offre, come adeguarci al massimo successo perseguibile in più settori della tua vita. Andiamo a vedere la parte generale, la parte lavorativa di hobby, creatività e poi andiamo a vedere l'amore. In più ci metteremo una carta jolly, ok? Allora, leone, andiamo a metterci prima di tutto le porte, come contraddistinguono questo mese di giugno 2024 per il leone. Allora, situazione generale, lavorativa, lavoro, hobby, creatività, vediamo, e amore. E poi ci mettiamo la carta jolly, che è una carta archetipica per te in questo mese. Leggeremo alla fine. Leone, carta jolly. Ok. Allora, ragazze mie e ragazzi, allora questa la spostiamo qua. Abbiamo messo lavoro e amore. Ok. Allora, situazione generale. Vediamo. La porta del giardino. Questa è una porta meravigliosa che mi parla di un periodo finalmente di fresco, mi parla di nuove conoscenze, di amici di vecchia data che non vedevi, che rivedrai in questo mese, di spostamenti, di studi che avevi rimandato e invece intraprendi, di studi, di hobby. È una carta d'ampio raggio, mi parla di un respiro di bellezza e di freschezza nel tuo animo. Tale respiro di bellezza e di freschezza nel tuo animo si va a riversare in più ambiti, laddove senti un impulso creativo. Questa carta ti giunge a conferma del fatto che è un ottimo periodo per scoprire dei nuovi tesori dentro e fuori di te. Mi parla di un momento di vari, è un bellissimo momento, come se fosse la porta dell'Edene. Quindi a livello generale è come se abbiamo avuto un periodo difficile, un periodo particolare. C'è un nuovo livello di coscienza in cui tu mi vibrerai in questo mese, che porterà ad aprire uno spazio bello, molto bello. Vediamo di cosa si tratta. Leone. A livello generale, dove puntano l'attenzione con la carta del giardino? Dove punta l'attenzione con la carta del giardino? Vediamo cosa accade a livello generale. E abbiamo il diavolo. La giustizia. Cavaliere di coppe, mi puntano l'attenzione sull'amore. Allora, qua c'è una persona che è molto ambiziosa nel sistemare delle cose con te. Mi parla di una persona che ti vuole a tutti i costi, arriva per diritto divino. O mi parla di una persona che, la giustizia mi parla di soluzioni, no? Soluzionare delle cose, aggiustare delle cose. E cosa può essere questo aggiustare? Magari il diavolo mi parla di comportamenti un po' particolari da parte di una persona, se è una persona che già conosci. Non solo mi parla di amore per alcune di voi, però l'amore lo analizziamo dopo. Mi può parlare anche di situazioni con una persona che non si è comportata bene, quindi a livello affettivo può essere un'amica, un amico, una persona che ti sta a cuore, che, no? Ok, che soluziona le cose con te. Cavaliere di coppe, apertura emozionale, movimento emozionale nei tuoi confronti. Oppure qui, se siete singolo, per esempio, per giustizia divina arriva un amore, movimento d'amore, una persona molto interessata a te. Vediamo un po', due altre. Il re di coppe, sì, chiaro. La temperanza, sono carte bellissime, mi sta dicendo chiaramente che a livello emozionale qua c'è qualcuno che vuole conquistarti, vuole fare le cose fatte bene con te. La temperanza mi parla di comunicazioni ben aspettate, meravigliosamente aspettate, un miracolo
possiamo dire un miracolo. Cavalieri coppe d'amore, ok? L'amore, ripeto, lo analizziamo dopo. Quindi a livello emozionale mi stanno puntando l'attenzione su situazioni che devono essere sistemate. A livello emozionale può essere una persona nuova con cui ci sarà una bellissima intesa, perché è una persona emozionalmente aperta. E può essere, ripeto, una persona nuova, una persona con la quale bisognava sistemare delle cose. Però è una bellissima energia. Fortissimi segni del Sagittario, Cancro, Pesci, Scorpione, Capricorno e Bilancia. Sì. Vediamo un po' carta positiva per te. L'amore, ragazze mie, il due di coppe. Può essere anche un'amicizia particolare, ma te l'avevo già detto quando è uscita quella carta. L'amore a favore per te. Assolutamente. Vediamo quale può essere la carta negativa. La regina dei bastoni, qua ci sei tu. È come se, non so, forse non ti vedo tanto motivata inizialmente, o motivato. La regina dei bastoni sei tu, leone, no? Come se non ti vedo tanto motivata inizialmente. Perché stai al blocco? Perché stai al blocco, regina dei bastoni al blocco? Cavaliere di denari. È come se te la volessi prendere con calma questa cosa, ok? Perché le carte sono bellissime, quindi è come non ti vedo tanto motivata inizialmente, te la prendi con calma, cavaliere di denari, mi spiego? Forse perché la conoscerai adesso, magari esci da un momento particolare, o se la conosci già, sei tu che la prendi con calma questa cosa, d'accordo? Però sono bellissime carte. Ok, ragazze mie, ragazzi, adesso ci analizziamo il lavoro. Vediamo. Lavoro, vediamo un po', leone, lavoro, la porta della prigione. Allora, stiamo vivendo una situazione probabilmente da cui ci sentiamo un po' o stressati, perché questo è come se fossero il mentale, le spade, no? Una situazione di stress mentale, o possiamo vivere in questo mese una situazione di stress mentale, ci sentiamo come bloccati in una situazione da cui non riusciamo a uscire, o bloccati in una circostanza, o bloccati... C'è una situazione di blocco nel lavoro. Vediamo di cosa si tratta, vediamo come andarci incontro al meglio. Vediamo. Lavoro, leone. Cioè, come se possiamo avere un po' di stress anche. Vediamo un po', situazione attuale nel lavoro, leone. Vedi, ci sono delle preoccupazioni, 9 di spade. Siamo preoccupati, abbiamo paura di qualcosa, 6 di bastoni, abbiamo paura di non farcela, abbiamo paura di non avere esito, successo. Vediamo un po' che succede in questo mese, giugno 2024, lavoro leone, 3 di spade, cavaliere di spade, 7 di denari. Guarda, la situazione migliora a fine mese. Qua ci può essere una discussione con qualcuno, o siamo preoccupati per una discussione con qualcuno che ci può essere in ambito lavorativo. 3 di spade, cavaliere di spade. Come se a livello repentino può essere successo qualcosa nel lavoro o può succedere in questo mese. Però il 7 denari qua mi dice che a fine mese le cose cambiano, c'è un nuovo investimento, c'è qualcosa di nuovo. Vediamo un po' perché siamo così preoccupati, 9 di spade, l'asso di coppe, alcuni di voi non c'è opportunità di lavoro e siete preoccupati in questo, oppure ti hanno promesso qualcosa che poi non si può dare, però ti dicono attendi un altro po', oppure siamo preoccupati a livello emozionale. Vediamo perché il 3 di spade e il cavaliere di spade. Sì, un po' di discussioni con qualcuno ci possono essere, 5 di bastoni in ambito lavorativo. C'è una situazione karmica a livello lavorativo che arriva per farti fare un salto di coscienza. Tale situazione karmica ha a che fare con delle discussioni che ci possono essere qua, o alcuni di voi le state già avendo queste discussioni, però la situazione si calma a fine mese. Oppure ci possono essere in questo mese delle discussioni con qualcuno che portano a una frattura o un non riuscire a venirsi incontro. Però la situazione quasi sistema.
col 7 denari. Cioè, grazie a questa discussione si può seminare qualcosa. Vediamo perché il 7 di denari. Vedi? Grazie a questa discussione il sole, si arriveranno notizie a fine mese di risoluzione. Io qua, ripeto, vedo delle preoccupazioni che ci possono essere o ci potranno essere per una discussione in ambito lavorativo. Se non vi risuona, aspettate un po', eh? Delle discussioni perché non si riesce a venirsi incontro. Che succede? Che a fine mese, ma già dalla metà del mese, io vedo una situazione che grazie a queste discussioni che ci possono essere, questa tensione, arrivano buone notizie, il sole. Cioè, si semina qualcosa di nuovo col 7 denari, arrivano buone notizie con il sole, quindi un po' di pazienza. Ecco perché ti senti un po' bloccato. O stai aspettando delle notizie che non arrivano, arrivano le notizie sbagliate che ti creano delle notizie che non ti aspettavi, non lo so, però si sistema a fine mese. Tutto sommato, io vedo la buona sorte a fine mese. Vedi 9 di denari, se aspettavi anche delle entrate, la vedo a fine mese. Vediamo l'energia positiva nel lavoro per te. Il matto, sì, nuovi inizi al positivo. Alcuni di voi sono preoccupate perché un lavoro che vi è stato promesso non ve lo danno più, però ti dicono a fine mese ci sono buone notizie, qua il matto mi parla di un nuovo cammino che si apre per te nel lavoro, lo sblocco, d'accordo? Ok. Vediamo cosa ci dice l'oracolo sul lavoro. La porta che si chiude completezza mi parla di una situazione che si chiude e di una situazione che si apre, un nuovo ciclo. Ok, vediamo cos'altro ti dicono. Orfani, sì, ti puoi sentire un po' amareggiata all'inizio del mese, inizialmente, però le cose poi cambiano, eh? Cosa viene dopo orfani? Casa dolce casa, si ripristina un equilibrio, la situazione torna serena, torna tranquilla. Casa dolce casa è l'autenticità, nuova tranquillità, stabilità. Quindi non ti preoccupare, ha a che fare con una situazione karmica. Benedice e battezza le situazioni perché devi fare un upgrade evolutivo in termini lavorativi, di qualità, talenti, devi anche farti valere, devi dare a te stessa la possibilità di esprimere chi sei. Ok, questo è il senso. Ok. Quindi, ragazze mie e ragazzi, questo è quanto per il lavoro. Adesso passiamo all'amore. Allora. Vediamo nell'amore, Leone. La porta d'estate, siamo proprio alle porte dell'estate. Allora, mi dice che qua ci saranno per le ragazze singole, i ragazzi single, degli incontri appassionati molto forti in questo mese di giugno, proprio sessualmente, eroticamente parlando, molto appassionati, che comunque hanno la loro funzione: accensione della Kundalini, energia creativa, una forte energia sessuale, porta allo sviluppo della creatività, ok? Perché la Kundalini è tutta energia sessuale che è creatività. Creatività con il cuore quando arriva al quarto chakra. Ok, quindi mi dicono che ci sono delle nuove proposte importanti di natura di grande entusiasmo e fermento passionale, sessuale, erotico. E in più mi dicono che se avete già una persona in mente, la porta d'estate mi parla del fatto che godrete appieno del grano maturo, cioè di tante cose che avete già seminato, vi potete godere delle cose, è una carta di godimento. Ok? Andiamo a vedere Leone. Allora, partiamo con la situazione attuale nell'amore per il Leone, situazione attuale. 8 di spade. Quindi voi si sentono un po' ferme, in amore un po' bloccate, un po' di frustrazione, un po' di... 8 di spade mi parla di un fermo che c'è in amore o un blocco che c'è in amore o con qualcuno, oppure c'è un blocco amoroso proprio che non ne volete sapere o non c'è un blocco. 7 di coppe, forse avete delle opzioni, però vi sentite bloccate, oppure c'è un blocco comunicativo che vi fa avere dei dubbi, oppure una persona che vi crea dei dubbi perché è una persona distratta, c'è un blocco. Oppure siete voi che c'è una situazione bloccata in amore. Potete avere delle opzioni, regina di spade, page di spade, però non vi fidate tanto dell'amore o di qualcuno. Vediamo un po' che succede qua nel mese di giugno 2024, Leone.
Page di spade, tre di coppe. Ullala, mia mia cara, cara mia, caro mio, 10 di coppe. Allora, il mese inizia un po' così, nel blocco. I primi 2-3 giorni stanno un po', state un po' così. Che succede? Che qua uscite e conoscete una persona. E questa persona c'è del potenziale, 10 di coppe. Perché anche se avete già una persona in mente, c'è tensione con questa persona, non vi state parlando, qua c'è la carta del 3 di coppe che è anche la riconciliazione. Vedo anche notti di passione, giorni di passione, di riconciliazione. E 10 di coppe mi conferma che c'è una condivisione importante tra te e questa persona. Quindi per le ragazze singole, io e i ragazzi singoli, vedo che uscite o ve la presentano un gruppo di amici, o amici di famiglia, può essere anche questo. Ma al di là, io vedo che il mese inizia un po' così, c'è un blocco un attimo così. O non vi fidate dell'amore, vedete la situazione un po' in modo pessimistico, però qua vedo che c'è incontri con persone e il 10 di coppe mi parla di una grande affinità con questa persona qui. Oppure una riconciliazione laddove c'è un blocco comunicativo con qualcuno. Ok, bellissimo. Vediamo un po' qual è. Energia positiva per te, energia positiva, amore, leone, la stella, e certo, qua se non ti parli con qualcuno c'è la sanazione di quelle circostanze per cui non vi siete parlati. La stella positiva mi parla che si realizza un sogno in amore, mi parla di amore romantico, amore passionale, al tuo positivo, c'è la buona stella al tuo positivo rispetto all'amore. Vediamo energia negativa. Il due di coppe mi parla della scelta, o qualcuno non si decide in amore, non si sta decidendo, o sei tu che puoi avere dei dubbi, sei una persona nuova, e te l'ho detto anche qui, che c'è un po' di mancanza di sfiducia, c'è un po' di sfiducia tua, però vedo che qua la situazione si apre, perché il due di coppe ha a che fare proprio con o non sai che cosa vuole fare l'altro, o non sai tu cosa vuoi fare con questa persona, quindi un blocco relativo a questo, però la situazione si sistema, c'è uno sblocco, eh? Vediamo qual è la direzione per te, che è anche la sfida. Il Page di denari. Qua ti viene fatto un invito, oppure però tu non sai che scelta fare, sei una persona nuova, all'inizio. Però poi vedo che qua tu ti lasci andare, perché la stella mi parla della sanazione anche delle dinamiche della mancanza di fiducia che puoi avere. Il Page di denari come sfida mi dice che l'invito ci sarà, c'è un'opportunità, e il senso qual è? Ti fa la domanda, no? Qua in questa posizione della carta, che cosa vuoi fare di questo invito in concreto? Ci vado, non ci vado? Vediamo un po' alla fine cosa accade. Re di coppe, l'eremita e il 10 di bastoni. Guarda, io vedo che qua c'è una persona che è aperta emozionalmente a te, c'è un re di coppe, te l'ho detto anche qui. E non lo so, perché qua c'è questa eremita che mi parla di qualcuno che invece va prudente, o puoi essere tu che va prudente, perché qua c'è una persona aperta emozionalmente a te. E l'eremita mi parla di una situazione che di prudenza e di una situazione di pesantezza. Il 10 di bastoni, vediamo un po' perché c'è il 10 di bastoni. Io credo che sia tu che ci vai piano piano piano. Vediamo perché il 10 di bastoni, questa situazione di pesantezza, la giustizia. Vuoi prendere, qua mi parla di presa di decisioni, bisogna prendere una decisione. Io credo che sia da parte tua questa presa di decisione, perché sei tu che non ti fidi molto, vedi una situazione bloccata. Sì, vediamo perché c'è l'eremita. 7 di coppe, sei un po' in dubbio su che scelta fare, ci vai cauta cauta, forse alcuni di voi hanno delle opzioni, non sapete chi scegliere, alla fine dovete fare una decisione, dovete prendere una decisione, mi spiego? La buona stella è dalla vostra parte, c'è una persona tra quelle tra cui magari potete avere delle opzioni che è la buona stella, ve ne accorgerete, nonostante possiate avere un po' dei dubbi. Vediamo una cosa, perché il Page dei denari alla direzione, il matto, non sapete se lasciarvi andare a questo appuntamento, a questo invito oppure no. Questo è il senso. Oppure non sapete se questa persona è una persona affidabile oppure no. Però qua c'è un re di coppe, c'è una persona affidabile, mi spiego?
Ok. Cosa viene dopo il 10 di bastoni? 10 denari, assolutamente sì, alla fine vi lanciate, prendete la decisione giusta di avere questo appuntamento, che sia una persona che già conosci o che sia una persona nuova, il 10 denari mi parla di tutto, prendete nonostante un po' di remore vostre questa decisione. Sia fatta la volontà della bellezza che vi incarna, ragazze mie e ragazzi, vediamo cosa dicono gli oracoli, lui e lei. Cosa ti dirà questa persona, questo bere di coppia? Qua abbiamo forti segni dell'acquario, cancro, pesce, scorpione. Bilancia, segni marcati sono questi, e Ariete. Cosa ti dirà questo re di coppe? Anche se sei una donna, eh? Sono scappato per paura che mi lasciassi. Per alcuni di voi che non vi fidate, c'è una persona di cui non vi fidate, la situazione è ferma, o no contact. Questa è una persona dove sviluppare l'autostima. Sono scappato per paura che mi lasciassi tu. Quindi questa persona ha una grande considerazione di te e si è sentito inferiore. Sei una persona che già conosci, sei una persona completamente nuova, questi sono i tuoi dubbi. Hai paura che questa persona, magari ci vai cauta, possa lasciarti o possa. Ok, però qua vedo che le tue paure vengono debellate, perché la buona stella è dalla tua parte. Ok. Cos'altro ti dirà quest'ore di coppe? Solo tu mi fai sentire così. Cioè, solo tu mi fai sentire così. Lo fai sentire proprio emozionalmente appagato. Appagata, cos'altro ti dirà? Ti prego, fallo ancora. Qua ci sarà un gesto, qualcosa che tu fai che lo fa impazzire a questa persona. Un gesto, qualcosa che tu fai che lo fa, lo manda fuori di testa. Vediamo che un'altra carta. Ora baciami, stupida. Questa è una persona che vuole mettersi da parte qualsiasi tipo di divergenza con un bacio, con una. Col tatto, diciamo, se è una persona che già conosci. Invece, se è una persona nuova, questa persona ti sorprenderà. E sei tu che ti vedo un po' con i dubbi, ma alla fine poi ti lascia andare, eh? Ok. Vediamo adesso cosa ti dice l'oracolo. Leone, amore. Tic-tac. Felice, felice. Il vento cambia direzione in funzione della felicità, ragazzi miei. Che ti ho detto? Nonostante un po' di remore, un po' di dubbi, io qua vedo assolutamente che questo è il tempo in cui tu sarai felice. Il vento cambia direzione in favore della felicità. Vedo assolutamente felicità. Te l'avevo già detto con questa carta, era molto fresca, leggera. Ok. Quindi detto questo, ragazzi miei, passiamo alla carta Jolly. Vediamo cosa ti dice la carta Jolly. Alchimista, beh, sarai un mago o una maga capace di trasformare le emozioni più basse nelle emozioni più alte. E ti viene anche detta come esortazione, fa che le tue emozioni siano il tuo potere personale, trasformale, acquisisci il potere del Dio che ti arriva sotto forma di emozione, qualsiasi emozione sia, dicendo sì a qualsiasi emozione che vi arriva, come vi sto insegnando sempre. Trasformazione degli obiettivi primari nella saggezza aurea. Sì, avrai molta saggezza in questo mese e ti verrà chiesto di perseguirla. Che cos'è la saggezza? La saggezza ha a che fare col fatto che hai una grande consapevolezza della vita, delle cose così come accadono e di quelle che si vedono e di quelle che non si vedono. Quindi con tale consapevolezza ti dicono vai incontro al tuo destino integrando il karma che c'è per te in questo mese, che ha a che fare con i doni e i talenti che devi mettere in essere per sviluppare la tua missione di vita. Quindi usa la saggezza in tutte le aree della tua vita. La saggezza ha a che fare con la natura selvaggia che sei. Ok? Qual è la natura selvaggia vera tua? Al di là dei condizionamenti culturali e sociali. Ecco, la natura selvaggia ti aiuta a trasformare le tue emozioni e a creare la tua realtà di successo. Detto questo, ragazze mie e ragazzi, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!